un gruppo Facebook, un gruppo WhatsApp e addirittura l'organizzazione di rondi. I ponticinesi si sono uniti a contrasto di una scia di furti che sembra aver colpito questo territorio. È stata anche organizzata un'assemblea pubblica nella sala polivalente di Ponticino, un incontro tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini. Le telecamere però sono dovute rimanere fuori. Le istituzioni stanno lavorando chiaramente per l'acquisto e per la progettazione di un sistema di videosorveglianza che poi coinvolgerà anche tutta la Val d'Arno, perché il progetto è un progetto molto grande. Si stanno facendo dei tavoli della sicurezza che coinvolgono tutti i sindaci e tutte le forze dell'ordine. Noi addirittura lasciamo i lampioni accesi tutta la notte invece di alternarli, proprio per tentare di dare comunque una percezione di sicurezza maggiore. Le forze dell'ordine stanno lavorando da subito, hanno preso in carico il problema, stanno lavorando tutte in modo compatto e anche i cittadini si stanno dimostrando molto collaborativi, perché hanno creato appunto queste reti telematiche su WhatsApp e riescono a dare in tempo reale delle informazioni preziose anche alle pattuglie dei carabinieri, che quindi pattugliano e si spostano in modo mirato anche durante la notte. Comunque la pattuglia dovrebbe essere già arrivata. Sono partiti da circa un paio di minuti, quindi vedrai che sono senz'altro già. Stiamo organizzando le ronde e ci teniamo in contatto tramite un software specifico. Ecco perché avete sentito l'esigenza di comunque organizzare delle ronde? Diciamo che abbiamo iniziato anche senza una vera e propria organizzazione, però contiamo in questi giorni di adoperarci per organizzarla al meglio e vediamo un attimino se così facendo possiamo in qualche modo prevenire questi furti, insomma. Che io questa notte ho presidiato fino a l'una per cercare, perché non è una situazione sostenibile, perché nel giro di un mese sono stati fatti 40 appartamenti, ma vedo che non si sono fermati. Non ultimo, anche ieri mi dicevano che alle 16 hanno tagliato la rete, si stavano preparando per il colpo delle 18 alle 21. Ecco, perché avete sentito questa necessità di organizzare delle ronde? È per dare man forte anche alle nostre forze dell'ordine che ci stanno supportando in questa situazione. Quanti sono i dati dei furti messi a segno e tentati? Allora, per quanto di quelli messi a segno, si parla della serata in cui c'è stato l'escalation di 2. Gli altri sono 7-8 la sera incriminata, poi altri tentativi nei giorni successivi. Il problema nostro è che non c'è un dato certo, perché molte persone li hanno visti entrare, li hanno spaventati e sono andati, ma non hanno denunciato il fatto, e questo limita un po' l'intervento delle forze dell'ordine, perché siamo nella media con i dati provinciali. In realtà poi i tentati, i furti non denunciati sono molti di più. È la quarta volta che l'ho a casa, la quarta volta. Ultimamente? Sì, anche ieri sera. È tornata in casa e trovate i ladri in casa? No, erano sotto la porta, erano lì nella strada, ma erano lì a casa mia. Ragazzi, ma... Sono tutti tentati, furti? Per ora non sono entrati a casa mia, però io è la quarta volta che l'ho lì, perché l'ho sempre visti. E che si fa? C'è paura? Ho paura, sì, che devo vedere, io ho un'ansia che mi mangia, e come devo fare? Prendo il treno alle 6 la mattina e di conseguenza ho paura, perché posso incontrare chiunque, la strada è deserta, non trovo nessuno e ho paura. Siccome vado a lavorare a Firenze e questa situazione deve finire, come poter fare non lo so, aiutateci.